Benvenuti a 800 Oscuro. Oggi ci spostiamo in Oriente con una breve ma terribile storia che accadde in Giappone oltre 120 anni fa. L'insospettabile diavolessa protagonista della vicenda di questo episodio si chiama Shige e nacque nel 1868 nel dominio di Tsu, noto in giapponese come Tsuhan, uno dei domini feudali del Giappone durante il periodo Edo. Il suo villaggio si trovava nella provincia di Ise, che corrisponde all'attuale prefettura di Mie, nella regione di Kansai, sull'isola di Honshu. Quando la bimba venne al mondo, il dominio era ancora governato da un daimyo, signore feudale, che aveva controllo della terra e della popolazione locale, in cambio della fedeltà allo shogun, il governatore militare supremo del Giappone. Il periodo Edo, che durò dal 1603 al 1868, era caratterizzato da un sistema rigidamente stratificato e centralizzato, con una gerarchia sociale ben definita e un'esplicita politica di isolamento nazionale. I domini come quello di Tsu erano i principali centri di potere e di amministrazione locale, spesso fortificati, con castelli e governati in maniera autonoma da loro daimyo, pur dovendo seguire le direttive dello shogunato. Dopo il 1868, il Giappone attraversa un periodo di profondi cambiamenti, conosciuto come Restaurazione Meiji, dal nome dell'imperatore omonimo. Questa trasformazione segnò la fine del sistema feudale, incluso il ruolo dei daimyo e dei loro domini, e il paese avviò una serie di riforme volte a modernizzare e centralizzare il Giappone, in modo da riuscire a competere con le potenze occidentali. Shige era figlia di un operaio meccanico e sposò un uomo appartenente alla famiglia Sakakura, da cui prese il cognome. Nel 1898, quando aveva 20 anni, iniziò a lavorare come ostetrica a Nagoya, capoluogo della prefettura giapponese di Aichi, che ai tempi aveva un altro nome, ospitando presso la sua dimora un numero sempre maggiore di bambini illegittimi in cambio di una rendita da 40-50 yen ciascuno, somma non irrisoria per l'epoca. A quel tempo in Giappone l'aborto era una pratica illegale e, unita al fatto che i rapporti sessuali fuori dal matrimonio erano vietati e anche l'adulterio veniva punito, molte donne avevano la necessità di piazzare i bambini nati da relazioni clandestine. Dall'altro lato, molte famiglie erano troppo povere per potersi prendere cura direttamente di tutti i loro figli. Ed era dunque una soluzione comoda trovare qualcuno che per una piccola o anche grande somma se ne occupasse al posto loro. In aggiunta a questo, durante la guerra russo-giapponese, molti soldati erano morti in combattimento, lasciando le vedove in fortissime difficoltà economiche. Se ricordate, una consuetudine simile ci fu anche nella Gran Bretagna del XIX secolo, con le cosiddette baby farmer, nutrici che in cambio di denaro si occupavano dei piccoli. E come vedremo tra poco, ahimè, similmente gli abusi furono moltissimi, con conseguenze spesso tragiche e un numero di morti impressionante. Shige, dal canto suo, aveva un oscuro segreto. In breve tempo aveva iniziato a uccidere i neonati, uno dopo l'altro. Entro il maggio del 1913 si stima che con l'aiuto di due suoi complici, Tsu Taoki di 45 anni e Nakaikai di 62, abbia ucciso oltre 200 neonati, con gli anni più prolifici proprio nel periodo della guerra, ovvero tra il 1904 e il 1905. Le tre assassine, per evitare di essere scoperte, si spostavano spesso in diverse aree della prefettura,
facendo perdere periodicamente le loro tracce. Tra le madri che affidarono i loro figli, però, non c'erano solo donne in difficoltà finanziarie, ma anche donne rispettate e benestanti che dovevano nascondere la propria gravidanza per motivazioni più di ruolo sociale che economiche. All'inizio del 1900 in Giappone una delle figure femminili più rispettate era quella della geisha. Le geishe erano conosciute per la loro maestria nelle arti tradizionali giapponesi, in particolare l'ospitalità e la conversazione. Non solo erano intrattenitrici di alto livello, ma anche custodi e diffonditrici della cultura e delle tradizioni giapponesi. Fu proprio una di loro a mettere la parola fine ai crimini del trio di ostetriche e nutrici. Tutto cambiò, infatti, quando Shige uccise proprio il figlio di una geisha, che però non era una madre che aveva ripudiato il suo bambino, ma al contrario lo amava molto. E aveva l'abitudine di andare spesso in visita presso le tre criminali per poterlo vedere. Quando non le fu più permesso di incontrarlo, la geisha divenne sospettosa e alla fine si decise a contattare la polizia. Bastò una breve indagine per far emergere l'orrore. Suo figlio, come molti altri, era stato ucciso. Sakakura e le sue complici furono arrestate. E 10 giorni dopo il caso finì su tutti i giornali, diventando una notizia di carattere nazionale. Il 29 giugno 1914 tutte e tre le donne furono condannate a morte, sentenza confermata il 21 ottobre dello stesso anno. Sakakura, Oki e Ikai furono impiccate il 9 settembre del 1915. In seguito a questo caso, il governo iniziò a scavare a fondo, scoprendo molti altri casi simili, con indagini che portarono all'arresto di numerose ostetriche. Il 27 giugno del 1915, 10 persone che lavoravano per una certa Sushi Sasaki, di 55 anni, furono arrestate per aver ucciso 32 neonati ad Atsuta. Di loro 4, inclusa Suzuki Nobu, di 62 anni, avevano in custodia oltre 170 bambini. Solo 3 giorni dopo, 3 persone, guidate da Yosomatsu Nakanishi, di 68 anni, furono arrestate nel distretto di Echi, prefettura di Shiga, per aver assassinato un numero imprecisato di bambini nell'arco di 9 anni. Ma com'era possibile che vi fossero così tanti casi? In realtà ho omesso di darvi un'informazione di contesto fondamentale. In Giappone l'uccisione di neonati ha una storia lunga, più di 1000 anni. Divenne pratica comunissima proprio durante l'era feudale di Edo, che va da inizio 600 fino all'anno di nascita della nostra protagonista. Accettata come metodo di controllo della popolazione. In particolare, i contadini uccidevano i loro secondi o terzi figli maschi alla nascita in quello che veniva chiamato mabiki, un termine agricolo che letteralmente significa diradare, ovvero rimuovere le piantine più deboli per dare spazio a quelle più forti. Normalmente le figlie femmine venivano risparmiate perché potevano essere date in sposa, vendute come serve o come prostitute, o mandate a diventare geishe. Secondo un articolo apparso sul New York Times, in quel periodo ogni anno c'erano con tutta probabilità tra i 60 e i 70 mila mabiki, una cifra enorme. Quando il Giappone aveva iniziato il processo di modernizzazione nell'ultimo terzo del XIX secolo, il mabiki fu proibito per legge e contestualmente venne incoraggiata la crescita della popolazione, man mano che sia l'industria sia le forze armate si espandevano. La nostra Shige, dunque, proveniva da un retroterra culturale che aveva a tutti gli effetti normalizzato l'infanticidio, e all'improvviso quella che era stata una pratica accettata, quando non addirittura consigliata, era diventata un crimine. Questo la giustifica
Sicuramente no, anche perché a un certo punto della sua esistenza si era sentita talmente onnipotente da decidere che tutti i bambini dovevano morire, anche quelli che, come il figlioletto della geisha, erano amati e voluti. Se volete approfondire un'altra figura molto simile alla sua, ma che visse in Gran Bretagna, potete ascoltare un altro episodio di 800 Oscuro, quello dedicato ad Amelia Dyer, la più cruenta assassina di bambini dell'Inghilterra vittoriana. Grazie intanto per l'ascolto e a presto.